Analisi di un tostapane bruciato. Quando il tostapane brucia, è necessario ripararlo. Vediamo un po' come si comporta. Vediamo se va a fuoco dopo che è stato sbattuto con violenza varie volte. Non si accende. Non dà segni di vita, non fa rumori, qui dovrebbe accendersi e dovrebbe spegnersi. Questo tostapane va assolutamente riparato, è imperativo. Ma guardate che stracazzo di viti per un tostapane. Che siano fottuti e maledetti, bastardi. Tramite l'uso sapiente di questo cacciavite leggermente modificato, noi fottiamo queste viti e colui che le ha concepite. Fottiamo lui e le sue viti e la sua stirpe. Fottiamo anche la sua stirpe. La sua stirpe maledetta che si deve estinguere. Ed ecco qua. Vediamo quale può essere il problema. Allora, togliamo questo connettore. Qui c'è il circuitino che controlla tutto, un po' sporco di pane, ma andiamo di pulire. Secondo me c'è qualcosa di meccanico che non funziona. Perché qui, ecco, dovrebbe andare giù, chiudere questi contatti. Secondo me questo coso secondo me distorce. Dovrebbe andare qua e poi rimanere qui. C'è un elettromagnete. Ok, vediamo. Del pane, dell'ottimo pane, fantastico, è buono. Qui c'è un contatto e qui c'è un altro contatto. Va bene, vediamo cosa possiamo fare. Diamo una pulita e proviamolo aperto. La domanda è: vogliamo noi generare fumo, danno ed apocalisse? La risposta ovviamente è sì. Quindi ecco qua, circuito sventrato. Adesso io ficcherò questa spina. Ecco fatto. E vediamo se io faccio contatto qua e non succede assolutamente un bel niente. Quindi ci sono problemi. I tasti non tastano, non tastatur. Ma qua questo elettromagnete dovrebbe tenere questo giù. E invece ciò non accade. Perché? Ok, andiamo alla ricerca di fusibili nascosti. Non ci sono fusibili. Però qua abbiamo un diodo che però vede un condensatore, perché ai suoi capi forse c'è il condensatore. C'è una resistenza da 100 ohm. 100 ohm, perfetto. Vediamo a prova diodi se me lo vede. Così niente. Sì, in effetti è un diodo. Questo è uno Zener.
e si comporta effettivamente come un diodo. Qui c'è anche un'esistenza, questo è un altro diodo che io misuro. Oddio, misuro da una parte e dall'altra, come mai? Perché? Ah, perché è sui capi della bobina, perfetto. Questa bobina però... Ok, ma allora che cazzo succede? Può darsi che siano semplicemente i contatti che non fanno contatto? Perché non c'è nient'altro, io non vedo... Non vedo un eventuale termostato bruciato qua. Io non ne vedo. Vedo filamenti connessi in serie, filamento entra di qua, esce di là. Già. Va bene. A questo punto proviamo a pulire i contatti qua e vediamo che succede. Bah, puliti i contatti. Riproviamo. Niente. Niente da fare. Vediamo se per caso... Tostapane morto. Mi sa che questo tostapane è da gettare, perché qua vedo un chip. Ovviamente questo sarà un... una complicatissima CPU o qualcosa del genere per un tostapane, veramente un'atrocità. FM78P173NS014J-A. Resistenze mi sembrano ottime. Qui c'è un transistorino. Un altro pugno di componenti. Qua sotto non c'è niente. Bah, posso provare a misurare sto diodo, ma qua mi sa che non c'è un cazzo da fare. Però attenzione, io qua leggo NTC1. Ora, io non ho mai visto un NTC così. Ora, un NTC è una resistenza che varia al variare della temperatura, ok? Ma se io la misuro, qualcosa mi deve dare. Vediamo che cosa mi dà come resistenza. Mi dà 47 kΩ. E quindi anche l'NTC potrebbe essere... Vediamo, se io tocco l'NTC, la temperatura fa scendere la resistenza, come potete vedere, sta scendendo. E ora ho tolto il dito e la temperatura fa risalire la resistenza. Vabbè, comunque funziona. Io non lo so, non lo so. Posso vedere se c'è un fusibile... di sicurezza dietro queste piastre, dietro qua, e vediamo un po' di misurazioni atte a prendere la scossa e a far scoppiare tutto in faccia a noi. Vediamo un po'.
230. E 230, quindi ho una fase qua e il neutro là, quindi quando io abbasso lui dovrebbe ingaggiare. Ma non ingaggia un cazzo di niente, non succede proprio nulla. Sinceramente non so. Questo coso non funziona. Vediamo. Vediamo che tensioni ho qua. Niente. Quando ingaggio, niente. E quando vado qua, niente. Bello, ma allora non succede niente qui. Com'è possibile? Io mi domando. Forse gli arriva la continua? Vediamo. Niente. Niente. No, non gli arriva la continua perché qua non ci sono diodi, quindi che cazzo sto a di? Perché non ho tensioni sulla piastra, sulla piastra? Ma niente proprio. Cioè io chiudo questi due contatti e non esce niente. Riguardiamo. Ed è in effetti la più banale delle cose, quella che avrei dovuto controllare subito. E cioè, non c'è continuità all'interno delle resistenze del tostapane, quindi la resistenza del tostapane si è interrotta da qualche parte. Si è rotta, si è bruciata, è esplosa, ha svampato, ha fatto il botto. Vediamo tra qua e qua. Il niente. Oddio, sì, misura qualcosa, eh? Misura. Ora qua lui mi misura questa. Ok, mentre questa, ecco, questa misura anche lei. Quindi che cosa succede? Cosa sta succedendo qui? Cosa non capisco? Perché io ho fase neutro che entrano qui. Infatti, diciamo che questa è la fase e va su questo qui. E il neutro va qui, il blu va qui e il marrone va qua sotto. Quando chiudo questi, questo mi viene riportato qui, e cioè su questo filo rosso, mentre l'altro da qui mi viene riportato qui, e cioè su questo filo blu. Ok. Ah, però lui chiude sopra, chiude qua. Il circuito, vediamo un po' cosa succede tra qua e là, che forse sono veramente interrotti. A questo punto io non ci sto capendo più un cazzo di come è combinato questo. Ma come cazzo fanno a torcigliarsi sempre sti cavi? Allora, ecco, questo misura e questo e questo no. Perché? Questo mi dà una misura. Ah, ecco. Ok, ho capito le spire, quindi lui entra qui, va qui. Da qui esce e va alla piastra centrale da questo lato
gira sull'altro lato, esce dal blu e va qui, e da qui esce da qui e va a fanculo, perché non ci sto capendo più un cazzo. Io non capisco. Ok, sì, ho seguito il filo qua ed è effettivamente interrotto a un certo punto. Sto cercando di capire dove, ma non esce da qui, quindi non arriva qui, quindi è interrotto nella parte centrale. Ah, ecco, si vede dove è interrotto. Ecco, ora vedo. Sì, si è proprio scollegato. Scollegato, va bene. Bruciato completamente. Vediamo se riesco a inquadrarvelo. Vedete dove arriva il filo blu? No, perché non mette a fuoco. Qui sotto c'è un connettore blu. Ecco. E lì c'è il filo staccato. Se riuscite a vederlo, è proprio qua. Scollegato dalla parte dove si intesta il cavo blu. Io potrei provare a smontare tutto e ricollegare quel filo. Ma mi sa che non lo farò, perché il cazzo si è rotto. Oh. Ma sì, dai, perché non provarci? Tanto si tratta di devastare. È già devastato, quindi. Proviamo a girare questa linguetta così. Questa così. E estraiamo questo pezzo, che ovviamente è collegato a quella molle, quindi io lo ficco vaffanculo così. Poi questa è la piastra. Se io riuscissi a ovviamente questa piastra è elettrosaldata, no, forse è saldata a stagno, vediamo. Accenderò il saldatore e proverò a dissaldare i cavi. Comunque è pazzesco, da una parte rendono questi oggetti che dovrebbero essere super semplici di una complicazione bestiale, aggiungendo circuiteria assolutamente inutile. Qui basterebbe un timer rotativo e un interruttore. Stesso circuito per il relè. Scatta il timer, paffete, e saltano fuori i cazzo di toast. No, ci devono mettere i LED, i pulsantini, il potenziometro, un cazzo di microprocessore per gestire chissà che cazzo di cose. È veramente atroce. E poi si perdono incazzate, come in queste resistenze che hanno una durata schifosa e quindi si bruciano. Il mondo fa schifo. Logicamente il problema è: si riuscirà a saldare questo filo, che potrebbe essere costantana o come cazzo si chiama? Il problema è, ma saldarlo a stagno ha un senso? Ovviamente col cazzo che si salda, come vedete, repelle lo stagno, lo repelle. Quindi non c'è assolutamente modo. Dovrei rifare la rivettatura all'interno di questa merda cagata e vomitata. Quindi sapete che vi dico che questo coso semplicemente si prende e si butta. Ci sarebbero da dire tante cose. Ad esempio, perché aggiungere circuiteria inutile, microprocessori, LED, resistenze variabili, NTC, e non includere un semplice fottutissimo fusibile per proteggere
gli avvolgimenti di quella cazzo di stufetta ad evitare che si brucino. Perché? Perché sono dei grandissimi bastardi. Però non tutto il male viene per nuocere, perché io ho recuperato un po' di filo di questa roba, che suppongo sia costantana, che fa rima con, ma soprattutto questi fogli di mica. Mica cazzi! Soprattutto perché ho potuto sostituire questo foglio di mica bruciato in questo microonde. E voilà! Quindi dal tostapane al microonde il passo è breve. Ricordatevelo, eh? Ricordatevi questi insegnamenti.